Ma buongiorno, buongiorno, buona vigilia di che? Di Sassuolo Fiorentina, perché si torna a giocare in Serie A, si torna a giocare domani sera alle 20:45, partita di sabato sera, ragazzi, chiamata ovviamente la Fiorentina a fare un'ottima prestazione contro un Sassuolo che non sta attraversando sicuramente il suo momento migliore di forma, viene da diverse sconfitte in campionato, viene anche da una batosta in Coppa Italia contro l'Atalanta, ma ha giocato la squadra B del Sassuolo. Perché? Perché ovviamente la partita di domani sera per il Sassuolo è fondamentale, anche perché in questo momento si trova nelle basse, parti della classifica italiana. Dall'altra parte invece c'è una grande Fiorentina lanciata sulle ali dell'entusiasmo, lanciata anche da un mercato che questa mattina ci consegna delle notizie. Ragazzi, chi si è perso il video di ieri, che ho fatto un po' il riassunto dei nomi che stanno circolando in giro nel mondo viola, se lo vado a vedere come fare. È molto semplice, nella mia playlist vi trovate Calciomercato 2024, il secondo video di questo 2024, il primissimo video è stato il pagellone 2023. Quindi ragazzi, come fare a non perdere questi contenuti? Semplicissimo. Se è la prima volta che capite su questo canale, vi iscrivete a Mister Viola, cliccate, iscrivete al canale, attivate la campanella se avete piacere, ma soprattutto, ragazzi, mi raccomando, commentate questo video perché voglio sapere le vostre opinioni, come deve giocare domani la Fiorentina. Parlatemi anche del mercato, insomma, se posso io vi rispondo alle vostri messaggi, comunque li leggo tutti, ve lo garantisco, ragazzi. Come sempre vi invito anche a iscrivervi e a seguirmi su Facebook e Instagram. Come fare? Molto semplice, in descrizione trovate i link degli altri miei due social, ragazzi, e trovate anche il link degli amici di Space Viola. E per chiudere, poi parliamo, entriamo nel vivo di questo video. Condividete questo canale, questo video con tutti i vostri amici e tifosi viola. Allora, io direi di prima di parlare un attimo di Sassuolo Fiorentina, che è la parte più importante del video, e poi vi do due piccole cose sul calciomercato della Fiorentina verso la fine del video. Tanto se non sarà un video lunghissimo, ragazzi. Parliamo di Sassuolo Fiorentina. Alle 20:45 domani la Fiorentina affronterà il Sassuolo in emergenza per quanto riguarda gli esterni di attacco. Ci dovremo presentare con Ikoné e Brekalo, che in questi giorni, come sapete, ragazzi, sono chiacchieratissimi proprio nel mercato d'uscita. Perché questo? Perché Brekalo sicuramente è un partente, lascerà la Fiorentina prima della fine della sessione del mercato invernale. Su di lui c'è la Dinamo Zagabria. L'allenatore della Dinamo Zagabria, come vi ho già detto anche ieri, si è espresso, come avete letto tutti voi, dicendo che lo stiamo trattando, lo vogliamo portare alla Dinamo. Brekalo ha dato il benestare nel rientrare in Croazia, quindi nella sua patria, tornare a casa. E dall'altra parte invece c'è Ikoné, che sembra la Fiorentina abbia proposto a cani e porci, nel senso, soprattutto l'ha proposti al Bologna per arrivare a Klaarsson. Ora, ci sono vari contrasti su questo, ragazzi, perché c'è chi dice che il Bologna, cioè che Thiago Motta apprezzi Ikoné, che si potrebbe pensare a questo scambio. Poi c'è invece chi scrive che invece che Klaarsson è un giocatore fondamentale nello scacchiere di Thiago Motta e quindi non si arriva a niente. Diciamo che comunque la Fiorentina domani sera si presenterà con due esterni di attacco chiacchieratissimi sul mercato. Questo non so quanto possa giovare sia alla Fiorentina che ovviamente alla formazione, perché insomma, quando scendi in campo e sai che da un momento all'altro potresti essere ceduto, non è mai facile interpretare la gara. In attacco dovrebbe essere la volta sempre di Beltran, a discapito di Nzola, che comunque ha rinunciato ad andare per problemi familiari con la sua nazionale Angola per quanto riguarda la Coppa d'Africa. Invece Kwame invece ha già postato foto sulla preparazione con la sua Costa d'Avorio. Quindi un centrocampo che dovrebbe ritrovare Jack Bonaventura. Tra l'altro si vocifera che ci sia anche margine di rinnovo fino alla fine 2026 per Jack Bonaventura, con Duncan e Arthur ovviamente a fargli da coadiuvanti. Non so neanche se esiste questa parola, ma la voglio utilizzare. Quindi questo è il trio dei centrocampisti. In difesa Ranieri in pole position, che sta attraversando un ottimo momento, insieme a lui Milenkovic. Attenzione, perché c'è da pensare anche al fatto che il 9, quindi praticamente fra 3-4 giorni dopo la partita, la Fiorentina, anzi no, scusatemi, 3 giorni dopo la Fiorentina affronterà il Bologna in casa nella partita di Coppa Italia. Quindi attenzione anche qui nelle scelte di Vincenzo Italiano. Sulla corsia di destra Kayode, e sulla corsia di sinistra dovrebbe esserci Biraghi, per poi lasciare spazio a Parisi proprio in Coppa Italia. Ma attenzione, non mi sorprenderei, e qui vi lancio una suggestione, di vedere Parisi o Biraghi avanzato sull'esterno di
di sinistra in attacco al posto di Brecalo. E che ho detto? Non lo so nemmeno io. Però potrebbe essere una suggestione molto rischiosa, perché comunque metteresti un giocatore con prettamente stile difensivo là davanti, gli chiederesti di giocare a centrocampo e in avanti. Certo, i cross sarebbero molto funzionali. Forse vedrei più Parisi in avanti con Biraghi nella sua posizione di terzino sinistro, con Parisi che secondo me, per come è fatto, potrebbe essere anche un pochino più un pochino più propenso anche a saltare l'uomo e a provare ad andare dentro. Però vi dico che è una suggestione di mia personale, ho letto qualcosa e quindi non mi sorprenderebbe di vedere ciò, anche perché comunque Vincenzo Italiano ci ha fatto più volte vedere che comunque i giocatori fuori ruolo ce li mette e non ha paura di non metterceli. In porta San Pietro Terracciano, ovviamente ragazzi, ha avvisato un 2023, devo dire, ottimo, un inizio campionato veramente ottimo, anche perché poi tanto il 9 toccherà a Christensen difendere i pali della Fiorentina in Coppa Italia. Dall'altra parte un Sassuolo dove in copertina ho voluto scegliere ovviamente Berardi, perché è un po' l'uomo di questo Sassuolo, è l'uomo che manca, anche se in questo momento è il miglior marcatore nelle file del Sassuolo. D'altra parte Laurenté, mi va anche di dirvi che Laurenté è un profilo seguito dalla Fiorentina, non sta attraversando il periodo dell'anno scorso dove ovviamente era molto chiacchierato a livello di mercato e anche di prestazioni, non sta trovando moltissimo spazio, non trova neanche tanta continuità, quindi Laurenté è nelle idee della Fiorentina, ma in questo momento il Sassuolo, per come la vedo io, non è propenso a cedere questo calciatore. Ripeto, Sassuolo che non sta attraversando un ottimo momento, ripeto, ha perso, se non sbaglio, le ultime su 5 partite ne ha perse 4 di fila. Insomma, un Sassuolo che servirà punti e cercherà di fare domani contro di noi. D'altra parte, noi invece ci servono i punti per continuare a puntare lassù in alto. Quindi, con Pinamonti, che dovrebbe guidare l'attacco del Sassuolo, Berardi e Laurenté sono questo trio offensivo del Sassuolo. Poi non vi snocciolo la formazione del Sassuolo, perché tanto a noi ci interessa il giusto, però l'attacco, insomma, ci diamo un po' di informazioni. Questo è un po' quello che penso. Come deve giocare domani la Fiorentina? Innanzitutto la Fiorentina deve giocare come sa giocare. In questo momento mi andrebbe anche bene di vincere nuovamente di Cortomuso. Perché? Perché dico questo? Perché comunque vincere di Cortomuso, io l'ho detto e secondo me continuo a sostenerlo, che quando si vince di Cortomuso significa che c'è una sorta di maturità anche della squadra, che in qualche modo sfrutta quelle poche occasioni che può creare e poi riesce a mantenerle soffrendo in maniera corale, perché la Fiorentina ha fatto questo nelle ultime 3 partite. Col Verona ha giocato malissimo, col Monza ha giocato un pochino meglio, con il Torino primo tempo da dimenticare, però coralmente ha sofferto, ha resistito e poi è andata a vincere la partita. Quindi questo secondo me è senso di maturità. Una vecchia Fiorentina le avrebbe perse probabilmente tutte e 3 queste, o comunque non le avrebbe vinte. Quindi anche perché l'Italiano sta cominciando a cambiare in corso d'opera, quindi passa anche volentieri, toglie un centrocampista, aggiunge un difensore, toglie un esterno, mette una punta, toglie un esterno, mette un trequartista, mette più muscolarità al centrocampo. Insomma, è un Italiano che da chiodo schiaccia a chiodo, faceva cambi come se ci fosse proprio il suggerimento in FC R2, suggerisco di cambiare questo con questo, che solitamente fanno difensore con difensore. Ecco, l'Italiano non lo sta più facendo. Quindi insomma devo dire che c'è anche una maturità di questo tecnico. Domani la Fiorentina deve giocare come sa giocare, nel senso deve essere propositiva, deve attaccare il Sassuolo ovviamente non starà lì chiuso in difesa, questo è quello che penso io, anche se il Sassuolo cercherà di raccattare punti. Quindi non mi aspetto un Sassuolo arrembante, ma mi aspetto un Sassuolo che ti possa mettere in difficoltà, conoscendo Dionisi, che comunque contro di noi ci ha sempre un po' messo in difficoltà. Giocherà secondo me a specchio, quindi attacco io, attacchi tu, difendo io, difendi tu. Quindi io la vedo un po' così. Chiudo questo video parlandomi un attimo di calciomercato, perché ieri vi ho dato un po' di notizie. Vi dico che alcune cose sono cambiate questa mattina, nel senso che per quanto riguarda Beste c'è sempre l'offerta della Fiorentina, ma si sta molto raffreddando questa pista, perché la Fiorentina ha incassato il sì di 2 giocatori a Verona, e ve li ho raccontati ieri, molto caldi, sia di Faraoni, capitano dell'Hellas Verona, che lascerebbe Verona
per venire a fare in questo momento il secondo di Kayode e poi eventualmente il terzo una volta che Dodò rientra a pieno regime, e il sì di Cyril Nonge o Nongonge, come chiamato come vi pare. Perché questo? Perché il ragazzo aveva ricevuto sì un'offerta dalla Aston Villa, però ha dato preferenza a rimanere in Italia. In questo momento gli piacerebbe tantissimo accasarsi alla Fiorentina. Ovviamente se entra Cyril esce Brecalo, sicuramente esce Perozzi, Comuzzo, insomma escono dei giocatori, però ecco, diciamo che la Fiorentina ha incassato il sì di Faraoni e la formula per in questo momento sembrerebbe che Lella sarebbe disposto a dare via il suo capitano con un prestito gratuito con un obbligo di riscatto a determinate condizioni contrattuali, quindi di fine campionato. Vi faccio un esempio: la Fiorentina si qualifica in Europa League, il calciatore deve essere riscattato a questa cifra. La Fiorentina ci sta pensando perché? Perché non vorrebbe spendere troppi soldi per un terzino destro, considerando poi che ha Kayode e Dodò rientrante, e quindi potrebbe essere un'idea anche quella poi di cercare di non andare a infisciare subito nel budget di gennaio con l'acquisto di un terzino destro. Per quanto invece riguarda Cyril Nonge, si farebbe un acquisto, valutazione di 15 milioni, la Fiorentina in questo momento ne ha offerti all'incirca 12, quindi stessa offerta che ha fatto per il Best, quindi un pochino più alta rispetto a quella della Aston Villa. Il Verona, ripeto, vende perché è in crisi economica pazzesca, quindi deve fare cassa. Quindi attenzione che, ripeto, dopo il 9, qualora la Fiorentina passasse il turno, la Fiorentina si scatenerà sul mercato. Ripeto anche che finché non verrà piazzato Brecalo, Cyril Nonge potrebbe non arrivare, o potrebbe fare così la Fiorentina, acquistare comunque Cyril Nonge per dire: io acquisto, poi se mi comprate i calciatori, bene, se me li comprate sono cavoli vostri, io chiedo questi soldi. Perché? Perché la Fiorentina ha la possibilità di farlo, visto che i conti sono in regola. Per il resto non c'è altro, sia Stanks che anche il nome che vi ho detto ieri, Caslom dell'Ipsia, si stanno un po' raffreddando come piste, quindi sembra che Faraoni e Nonge sono due nomi veramente palpabili per il mercato della Fiorentina. Chiudo con Filippo Terracciano: l'offerta della Fiorentina si è fermata a 2,5 milioni di euro, il Verona per Terracciano ne chiede 5, sul calciatore c'è anche il Milan e la Juventus. Chiudo qua, ragazzi, ci vediamo domani sera su Instagram, attivissimo durante la partita, ci vediamo anche nel post partita ovviamente sul mio canale di YouTube, quindi non perdete i miei contenuti, iscrivetevi e sempre Forza Viola!